Buonasera a tutti. Io sono Maura Chifredi della CGIL della zona di Guastalla. Ringrazio per prima cosa l'amministrazione comunale di Boretto che ci ha dato la possibilità di usufruire di questo bel teatro. Il luogo chiaramente scelto ha un valore per noi anche simbolico. Presento chi è a fianco a me per dare poi la parola per un saluto al vice sindaco il sindaco si scusa ma aveva un impegno con la scuola. Allora parto dalla mia destra, abbiamo il Manuel Masini che è il coordinatore di Libera di Reggio Emilia. Abbiamo Massimo Mezzetti, che è assessore regionale alla cultura e alle politiche giovanili e alla legalità. Abbiamo Elia Minari, di cortocircuito web famosissimo. Poi abbiamo Luca Ponzi, che è un giornalista che si occupa da circa 30 anni di questo problema, di questo problemone. Poi abbiamo Guido Mora, che è il segretario generale della CGIL di Reggio Emilia. Do subito la parola all'assessore per i saluti. Grazie. Bene. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per aver deciso di partecipare a questo incontro. Incontro che ovviamente considerato l'argomento è un incontro molto sensibile, dove si percepisce quanto è preoccupante la situazione che stiamo registrando sul nostro territorio relativo alla malavita organizzata. Pertanto veramente un grazie di cuore per questa partecipazione, perché chiaramente gli argomenti sono argomenti che ci devono far prestare molta attenzione, e sicuramente questa sera riceveremo anche delle indicazioni che ci faranno raddrizzare un attimo le antenne. Io devo ricordare 5 anni fa, quando la dottoressa De Niro è arrivata a Reggio Emilia come prefetto, dopo 3 mesi, forse neanche, dal suo inserimento, ha chiamato in un incontro tutti i sindaci della pianura padana e ha fatto notare, ci ha descritto, io ho partecipato a nome del sindaco in quell'incontro, e ha fatto notare com'era già, com'era insediata nel nostro territorio la malavita organizzata attraverso l'Andrangheta e altre associazioni, altre associazioni delinquere, si può dire, e altre organizzazioni malavitose. Noi ovviamente a fronte di questo rapporto ci siamo guardati in faccia un po' stupiti, ci pareva non vero, ma poi dopo poco tempo abbiamo dovuto purtroppo constatare che era tutto vero quanto la dottoressa De Niro ci stava indicando. Poi non sto qua, ovviamente non è il mio mestiere. Noi non siamo magistrati, pertanto non possiamo fare indagini, ma comunque collaboriamo mettendo a disposizione quello che sono i documenti, quelli che sono i movimenti della residenza, e questo sembra poco, ma ha costituito anche qualche interessante intervento. Ringrazio soprattutto CGIL per aver pianificato questo incontro. Ringrazio chi ha lavorato intorno a questo tavolo, un ringraziamento particolare va anche all'assessore Mezzetti che ha voluto con la sua presenza partecipare, non so dove abita ma qualche chilometro l'avrà fatto. Bene, pertanto lascio la CGIL che è l'organizzatore dell'evento, e ringraziandolo di nuovo, ringrazio tutti quanti voi, buona serata e buon ascolto, grazie. Allora, io
anch'io ringrazio di essere qua, tutti voi, per questa iniziativa che non dovrebbe essere la prima, nel senso che il tema trattato è veramente molto serio e va capito, e questo ci serve comunque per produrre anche altre cose. Io faccio una piccola premessa perché poi do la parola agli ospiti che hanno accettato, che ringrazio ancora di essere qua con le loro esperienze. Allora, io parto dall'inchiesta denominata Emilia. Qualcuno oggi diceva A, perché poi ci potrebbe essere il B, C, quindi voglio dire, questo potrebbe essere l'inizio, no? Di una cosa che può essere ancora molto lunga, che è stata portata avanti dagli inquirenti da molti mesi, se non da qualche anno, nella nostra regione, segnatamente nella nostra provincia, ed è sfociata con 117 arresti del 28 gennaio. Poi qualcuno, molti li hanno anche liberati, adesso abbiamo solo 5-6 persone sul 41 bis, quindi questo, cioè, però voglio dire, poi saranno, voglio dire, questi ragazzi e questi, e se ne parlerà in questa serata anche con i vostri interventi, perché vi faremo poi anche partecipare a questa discussione. Comunque crediamo che abbia finalmente reso chiaro ed evidente a tutti, anche a quelli che non volevano vedere, la penetrazione e la presenza attiva delle mafie, in particolare dell'Andrangheta, nella nostra provincia, nei nostri comuni e nei nostri territori tutti. Cioè, voglio dire, è molto vasta questa cosa, quindi non è solo Reggio, ma è in territori limitrofi anche a noi e oltre. Per la verità, già della procura distrettuale, già prima della procura distrettuale antimafia di Bologna, un gruppo di ragazzi e studenti reggiani coraggiosi, che sono qui e quindi rappresentati da Elia Menari, mi riferisco ai ragazzi di cortocircuito di Web TV, aveva svolto in proprio un'inchiesta certamente senza mezzi della procura di Bologna, ma con tanto di riprese TV e relative minacce ricevute, perché chi ha visto i filmati che questi ragazzi hanno prodotto si è visto anche quello che hanno dovuto comunque sopportare. Per far luce sugli oltre 40 roghi accaduti a Reggio Emilia e province negli ultimi anni, con la conclusione ironica che non è successo niente. Da qui quindi il titolo dell'iniziativa di questa sera, Emilia svegliati. Perché di certo, oltre a quelli che non hanno voluto vedere colpevolmente, ci sono stati tanti che non si sono resi conto colposamente del fenomeno delle infiltrazioni mafiose che pretendeva sempre più, che prendeva sempre più piede, che penetrava nelle attività economiche, legali e da lì nell'intera società. Per cui si può sicuramente convenire, con quanto affermato di recente dal dottor Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che così si è espresso: dire che l'Emilia sia una terra con elevato grado di infiltrazione mafiosa è sbagliato, ma di certo c'è stata una sottovalutazione del rischio. Vorrei perciò concludere questa mia breve introduzione con alcuni concetti espressi sul tema da Libera, l'associazione di Don Ciotti che di mafie se ne intende. Ha detto Libera subito dopo l'operazione del 28 gennaio: ci stupiamo di chi si stupisce. Non c'era da stupirsi di questa cosa, c'è da stupirsi di chi si stupisce. Le mafie vanno dove sono, dove possono fare affari, dove il denaro gira, e nessuna regione è esente. Lo dicono le recenti relazioni antimafia, lo dimostrano le inchieste passate, lo confermano i sequestri. Le radici delle mafie sono certo al sud, ma i loro rami arrivano anche in Emilia-Romagna. Per troppo tempo abbiamo sottovalutato, si è sottovalutato, tutti noi abbiamo sottovalutato. Si è fatto finire i settori dell'economia in alcune province emiliano-romagnole. Le infiltrazioni mafiose che interessano questo territorio, come ormai la maggior parte delle zone del nostro paese, si contrastano certamente con la repressione e gli strumenti giudiziari. Ma il primo imprescindibile strumento rimane il risveglio delle coscienze, l'orgoglio di una comunità che antepone il bene comune alle speculazioni e ai privilegi, contrastando in tutte le sedi la criminalità organizzata e i suoi complici.
L'operazione di oggi chiama sempre di più tutti a reagire, nessuno escluso, dalla corresponsabilità dell'istituzione alla partecipazione e coraggio della denuncia da parte dei cittadini. La CGIL ha delle proposte che sta facendo e il titolo che abbiamo dato si chiama Legalità, fare i conti con la realtà, proviamo a modificarla. Questa è la CGIL di Reggio. Alcuni punti ve li leggo perché sennò vi annoierei se leggessi tutti, però nel settore pubblico che cosa chiediamo? Chiediamo che gli enti locali e le aziende da esse partecipate, più in generale tutti i soggetti che fanno parte dell'aggregato pubblico, devono diventare protagonisti della lotta all'infiltrazione e criminalità organizzata attraverso la rigida applicazione di protocolli in materia degli appalti pubblici di lavori, dei servizi e forniture e l'adozione dei requisiti selettivi per la partecipazione delle imprese alle gare. Un altro punto è, proponiamo di rinnovare il protocollo provinciale in materia di appalti di lavori stipulato in data 23 ottobre 2006, aggiornandolo in base alle intervenute modifiche legislative ed estendendo gli appalti di servizio alle forniture. Ogni ente deve attuare una rigorosa, non burocratica applicazione della legge 190 del 2012, recante disposizione per la prevenzione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, da attuarsi anche attraverso il confronto appunto con noi e le organizzazioni dei lavoratori tutti, pubblici sul piano triennale per contro la corruzione e per prevenire la corruzione. Va affermato anche come priorità l'impegno degli enti locali nella lotta all'evasione dei tributi, non solo come tratto distintivo di equità tra i cittadini, ma anche come principale elemento di contrasto all'illegalità economica attraverso la costituzione di ogni unione dei comuni di un ufficio tributi unico in grado di dialogare efficacemente con gli altri enti preposti. Gli ordini professionali e le associazioni economiche possono giocare un ruolo importante nella sensibilizzazione e formazione del sistema economico locale e alla promozione delle buone pratiche presso i loro clienti, un percorso di buone prassi chiediamo, anche attraverso specifici protocolli di collaborazione con la prefettura e le istituzioni. Vi ringrazio e ora do la parola a Luca Ponzi. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Mi aggancio alle parole dell'assessore, soprattutto al suo stupore dopo questo incontro, perché è uno stupore che sicuramente è stato condiviso da tanti altri e da tutti gli esponenti politici di questo territorio, ma è uno stupore perché quando il prefetto vi ha convocati per parlarvi delle infiltrazioni mafiose, ma è uno stupore che purtroppo ha portato a quello a cui siamo arrivati, perché i giornali locali, io lavoravo allora alla Gazzetta di Parma, ma i colleghi della Gazzetta di Reggio per quanto riguarda la realtà reggiana, i nomi delle persone coinvolte nell'operazione Emilia li hanno fatti esattamente 25 anni fa, all'inizio degli anni 90, ed è chiaro che qualcosa non è tornato, ma non solo da parte, non soprattutto da parte delle istituzioni locali, ma anche delle istituzioni che sono volte alla repressione, perché 25 anni è un quarto di secolo ed è troppo vantaggio che si è lasciato alle organizzazioni criminali per fare i loro affari e per entrare nel mondo a cui aspirano a entrare. Vi faccio una citazione, sarà l'unica di questo mio intervento. Vi leggo una frase: fra 20-30 anni noi scompariremo nel mondo della legalità e godremo la nostra ricchezza senza paura. Quei due bambini che stiamo per battezzare oggi non dovranno mai commettere i nostri peccati e correre i nostri rischi. È una frase scritta nel 1996 da Mario Puzo, lo scrittore italo-americano che ha ideato Il Padrino, che ha scritto Il Padrino, a cui è stato tratto il film di Marlon Brando che quasi tutti hanno visto, in un libro che si chiama The Last Don, l'ultimo padrino, e che racconta l'evoluzione della mafia nordamericana, di Cosa Nostra nordamericana. Perché il problema grande di tutte le associazioni di criminalità organizzata, non solo dell'Andrangheta calabrese, ma anche dei siciliani,
della Camorra, che è qui vicina, confinante, e del Bolla anche in questo territorio, anche della Sacra Comunità Pugliese e anche delle mafie straniere, è quello di ripulire i soldi. C'è un altro modo di dire, dalle nostre parti, io abito poco lontano da qui, che è soldo chiama soldo, no? Voi vi ricordate quando la figlia del farmacista sposava il figlio del notaio, si diceva soldo chiama soldo, cioè i ricchi stanno con i ricchi, i soldi arrivano dove ci sono i soldi, ripulire i soldi ricavati dal narcotraffico, dal traffico d'armi, dal caporalato, dallo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, dagli sbarchi. Noi oggi ci lamentiamo della microcriminalità, ma nessuno può sbarcare sulle coste della Puglia e della Calabria se le organizzazioni criminali che controllano il territorio non consentono di sbarcare. Non dimentichiamocelo mai, non dimentichiamocelo mai. Dietro ognuno di questi annegati nel canale di Sicilia o nell'Adriatico ci sono le mafie balcaniche e le mafie italiane. Per tornare al nostro territorio, abbiamo visto, l'operazione Emilia lo ha dimostrato in maniera eclatante, e qui la mafia è soprattutto un imprenditore accorto che si rivolge ai settori in cui riesce a reinvestire i propri capitali e magari anche a farli fruttare. Quindi è molto semplice spiegare il perché qui c'è la mafia. La mafia c'è perché questo territorio ha consentito alla mafia di lavorare. Ci sono responsabilità che vanno al di là del singolo assessore, del singolo sindaco, anche del singolo imprenditore. Sono responsabilità di sistema. Perché l'ingresso in questo caso dei Putresi, ma che premetto non sono tutti mafiosi, anzi, sono le prime vittime della criminalità organizzata. L'ingresso però dei Putresi è stato che quando le nostre imprese locali, autoctone, anche magari imprese cooperative, quindi con principi etici ben diversi, con un modo che dovevano avere un modo diverso di stare sul mercato, hanno scelto di far lavorare chi forniva manodopera a un costo più basso, ben sapendo che o era sottopagata in nero, oppure semplicemente alla fine del cantiere la società che forniva la manodopera, l'impresa che aveva ottenuto il subappalto, avrebbe messo tutta la contabilità in una scatola da scarpe per dargli fuoco. Ecco, questo è stato l'aprire la porta all'andrangheta. Poi tutto il resto, le estorsioni, le minacce, tutto che fanno colore, le racconto da 30 anni, ma fanno colore. Il problema vero è che se abbiamo questo problema è perché noi come territorio lo abbiamo voluto e lo abbiamo accolto. Non so se devo andare avanti lungo o se facciamo gli interventi. Perché qui le prime, diciamo, a Reggio Emilia si parla dell'arrivo dei dragoni intorno agli anni 80-82, no? Poi c'è stata la guerra di mafia. Ecco, io vi dico, vi ricordate cos'è stato? Oggi si indica, lo indicano gli atti giudiziari, le sentenze passate in giudicato, perché solo a quelle dobbiamo riferirci quando diciamo incolpiamo qualcuno. Nicolino Gargaratta, il capo della Cosca Putrese. Benissimo, prima la Cosca Putrese era comandata da Dragone. Nicolino Gargaratta, per conquistare l'egemonia, ha fatto una guerra che ha fatto dei morti. Un reggiano era il killer, era uno dei killer, Bellini, Paolo Bellini, ha confessato di essere uno dei killer. Qui a Brescello ammazzarono un muratore che si chiamava Ruggero. Tirava una bomba a mano in bar di Reggio Emilia, il bar Pendolino. Allora, un territorio che si stupisce 20 anni dopo, quando in questo territorio ci sono stati omicidi manifestatamente di mafia, si è tirato una bomba a mano in un bar. È un territorio che non ha diritto a stupirsi. È chiaro che poi molti
danno la colpa all'arrivo della criminalità organizzata, all'insediamento della criminalità organizzata, al fenomeno del confino, no? A Bologna c'era Giacomino Rina, lo zio di Totò Rina, che aveva un'impresa, qui appunto è venuto Dragone, ma secondo me è una foglia di fico. Può aver contribuito, come ha contribuito il fatto che ad esempio nel carcere di massima sicurezza di Parma fossero rinchiusi molti mafiosi di rango, che quindi facevano salire le famiglie e poi che quando venivano messi in semilibertà, perché il nostro regime carcerario è premiale, quindi consente praticamente a tutti di uscire dal carcere, capivano che questo territorio era vergine e c'era possibilità di investire. Ma la mafia però è arrivata a Manca, Andrangheta, è arrivata in Australia, è arrivata in Austria, è arrivata in Germania e lì non è mai stato mandato nessuno a confino. I casalesi considerano Modena la seconda piazza per importanza dopo Casal di Principe. Oggi c'è stata una nuova ordinanza di custodia cautelare per i due figli di Francesco Sandro Schiavone, che è considerato il capo del clan dei casalesi e che era l'ergastolo, e uno dei figli, Nicola, era stato mandato a impratichirsi nella gestione della famiglia proprio a Modena, perché Modena era così importante, così redditizia, che qui venivano mandati tutti i numeri due dell'organizzazione ad imparare a gestire e a fare gli affari. A Parma, lo ha detto anche Saviano, ospite di Fazio, c'è l'unico imprenditore del nord condannato in via definitiva per appartenenza alla Camorra, per associazione di stampo mafioso. E dopo che Saviano ha denunciato questa cosa in televisione, il prefetto di Parma, qualche anno fa, il prefetto di allora ovviamente, non ha saputo fare di meglio che dire: a Parma la mafia non c'è, Saviano esagera. Ma vi parlo di non più di 6 anni fa, non più di 6 anni fa, forse meno. Allora io capisco che l'assessore possa essere stupito, perché non ha gli strumenti di conoscenza di un prefetto, è ovvio, però al tempo stesso non stupiamoci se poi fanno 170 arresti, perché sono 117 in Emilia Romagna, ma contestualmente ci sono state altre due operazioni, una fatta a Brescia e l'altra fatta dalla VDA di Reggio Calabria, o di Catanzaro, scusa, che è tutta la gente della stessa cosa. C'è un altro dato che dico sempre come provocazione, mi dispiace molto, è negativo per il nostro territorio, che qui le mafie non ammazzano più danni. Questo è un dato, apparentemente una contraddizione ovviamente, non sono così stupido, ma anche perché l'unica volta che mi minacciavano mi disse: se fossimo in Calabria un morto al giorno ci sarebbe prima i giornalisti e poi i carabinieri, per cui preferisco che non ammazzino. Ma il problema è che qui non hanno bisogno di farlo e che è troppo costoso farlo, perché attira troppo l'attenzione, perché qui si devono fare i picci, si devono muovere i soldi. E i soldi si muovono, e c'è in tutte le occasioni, c'è un'intercettazione in cui un imprenditore legato alla 'Ndrangheta calabrese e un imprenditore legato alla Camorra casalese si mettono d'accordo per andare a ricostruire l'Aquila. Purtroppo c'è un'altra intercettazione uscita poco tempo fa nell'inchiesta Emilia, in cui due persone ridono della scossa del 29. Io c'ero il 29, non c'era nulla da ridere. Io ero là, ma e non c'era nulla, sicuro che non c'era nulla da ridere. Non c'era nulla da dire. Allora, il problema è che qui non si spara, perché è meglio non farlo, perché si guadagna troppo. Quando ci fu, un altro esempio che faccio perché l'ho vissuto direttamente, il sequestro del piccolo Tommaso, c'erano due province militate praticamente. Ebbene, a me qualcuno venne a chiedere, un importante esponente proveniente da Calabria, di informare che loro non c'entravano, perché il sequestro stava bloccando, con le zone militarizzate, stava bloccando gli affari. Questa è la priorità della criminalità organizzata qua. La priorità è fare i soldi. Il fatto che
fra loro le varie consorterie si mettano d'accordo per fare i soldi, mi pare assolutamente comprensibile, no? Fanno cartello gli imprenditori, è uscito tempo fa un'intercettazione fra un dirigente Rai e uno di Medias che si mettevano d'accordo su come gestire la morte di Voitia, quindi c'è la concorrenza, poi alla fine fa cartello è abbastanza facile. Quello che mi stupisce un po' di più e che l'inchiesta Emilia invece ha certificato in modo definitivo è che non ci sia stato nessun problema a mettersi d'accordo con gli Emiliano Romagnoli. Abbiamo trasmesso, i giornali hanno pubblicato un'intercettazione impressionante di questa consulente finanziaria quarantenne di Bologna che dice: io lavoro per l'Andrangheta, questi sono l'Andrangheta, questo è il numero uno dell'Andrangheta, questo è il numero due dell'Andrangheta, io lavoro per loro. Ma non parlava con un altro come lei, parlava con suo padre. E siccome lei ha 40 anni, immagino che il padre ne abbia più o meno 65-70. Quindi un Emiliano Romagnoli di 65-70 anni, con una storia uguale a quella di tutti noi, dei nostri genitori, si lasciava dire da sua figlia che lavorava per la 'Ndrangheta e non ha replicato nulla. E voglio chiudere proprio la parte così dicendo che purtroppo questo è il segnale che anche in una regione carica di valori il denaro e la comodità è diventato l'unico pendolo che scandisce il tempo delle nostre esistenze. Siccome il denaro è la principale forza di attrazione della criminalità organizzata, voi, spetta a voi trarre le conseguenze. Grazie. Ora, prima di dare la parola a Elia Minari, che tutti voi conoscete, voglio fare un piccolo appunto, nel senso che Elia è un ragazzo giovane, come del resto Manuel. Rispetto alla presa di coscienza e quindi alle cose che stanno avvenendo, ai filmati che sono andati in giro per tutta Italia, anche attraverso trasmissioni nazionali, vedere delle persone, sentire delle persone, vedere la loro reazione, non l'indifferenza, l'arrabbiarsi nel sentire un giornalista che magari fa delle domande e chiedere insomma che cosa sta succedendo in un paese più che nell'altro, voglio dire, e mi riferisco ai filmati insomma che hanno fatto questi ragazzi rispetto a Brescello e quindi anche quando sono andati a parlare la giornalista appunto di Servizio Pubblico che è andata a Brescello, come anche stata anche insultata, voglio dire, io sono rimasta veramente molto male di una reazione così, perché sono un'emiliana, perché abito qua vicino, perché credo che ci sia sempre della brava gente e spero sempre nella brava gente, ma la cosa che mi sono chiesta, dico, ma queste persone, questi signori, questi uomini, queste donne che non sanno, anche se sanno, no? Ma mi piacerebbe molto parlare molto del silenzio, perché il silenzio è una cosa molto grave. Io dico, come mai non c'è la voglia di capire, la voglia di trovare, di parlare, di trovare le soluzioni? E allora chiedo a Elia, che è un ragazzo giovane, uno studente, cos'è che muove un ragazzo giovane? Io spero molto nei giovani, cos'è che muove un giovane a interessarsi di queste cose, a agire, a intervistare e andare in fondo anche ai problemi, rischiando anche personalmente, voglio dire, qual è, cosa ti muove Elia e tutti i tuoi amici che con te fanno questa cosa qua da qualche anno, quindi vorrei che tu, voglio dire, lo trasmettessi anche a chi non ha questa sensibilità. E che non credo voi siete qua ad ascoltare, quindi magari sensibilità ce l'avete tutta, ma vorrei che poi con chi parlate, quando andate fuori, cioè ne parlaste di questa cosa, bisogna parlarne.
Grazie innanzitutto per l'invito, buonasera a tutti, è sempre un piacere, quindi grazie davvero non in modo retorico. Ecco, diciamo che la nostra esperienza di cortocircuito nasce direi in modo molto banale, nasce con un giornale studentesco nel giugno del 2009, con la voglia di capire innanzitutto noi cosa stesse accadendo, con la voglia di farci delle domande. Per questo diciamo che poi tutti i cortometraggi partono da alcuni documenti che abbiamo cercato di collegare, le interdittive antimafia, atti giudiziari, dossier, misure delle camere di commercio, delibere comunali. Perché la realtà che emergeva ci faceva porre molte domande, molti quesiti, ecco, non nasce tanto per informare, ma innanzitutto per cercare di trovare una risposta a tante domande che emergevano. E così dopo abbiamo iniziato a realizzare anche con una telecamera che un nostro amico aveva durante un'estate, ecco, quindi nei momenti di pausa del liceo, a realizzare alcune interviste. Inizialmente le prime risposte che ottenevamo nel 2009 erano: no, qui c'è un tessuto sociale forte, l'economia è impenetrabile. Però purtroppo la realtà era un po' differente e spesso, devo essere sincero, spesso ci ha anche sorpreso, spesso abbiamo anche, e io stesso ho dovuto mettere da parte, semmai anche i miei pregiudizi, i luoghi comuni su un'Emilia, soprattutto Reggio Emilia, immune dalle mafie, perché sinceramente, ecco, lo dico, anch'io avevo questa idea, avevo l'idea di una provincia nella quale i diritti, la legalità e la democrazia non sono mai messi in discussione, perché comunque mi era stato raccontato così e francamente, genuinamente ci credevo, ne ero convinto. E poi però diciamo che spesso la realtà ha anche superato l'immaginazione e ad esempio alcuni anni fa, quando abbiamo cercato di far luce su una delle più grandi opere pubbliche in costruzione in Emilia Romagna, la stazione mediopadana della TAV, cercare di analizzare quelli che erano i costi, i tempi, i subappalti che aumentavano, un'opera che inizialmente dal progetto iniziale costava 15,5 milioni di euro, poi appunto un nuovo progetto da 38 e infine da 79 milioni di euro. Ecco, lì ponevamo delle domande, dei quesiti, così come ponevamo delle domande riguardo alla società che in diverse città dell'Emilia gestisce il ciclo dei rifiuti. Ci chiedevamo come mai certi appalti e certi subappalti fossero aggiudicati ad aziende già assai note alle procure e come mai appunto si operavano certe scelte, così come abbiamo cercato di far luce su altri cantieri come quello di una scuola pubblica, sempre per cercare diciamo risposta ad alcune domande. Però c'è chi per tanto tempo semmai ha pensato che tutto ciò poteva rovinare l'immagine di Reggio Emilia, potesse creare dei danni all'immagine, a un'economia forte, ecco, e però davanti a certe cose sentivamo che non si poteva tacere. Ecco, dico personalmente, c'è stato un episodio che mi aveva particolarmente impressionato, il fatto che una discoteca di Reggio Emilia, nella quale si svolgevano anche le feste d'istituto della mia scuola, ecco, quindi anche le feste con gli insegnanti, con le premiazioni, ecco, però secondo la prefettura di Reggio Emilia all'interno di questa discoteca non soltanto si smerciava droga, sostanze stupefacenti, ma era anche luogo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e luogo di ritrovo di affiliati della cosca. Ecco, quando anche lì molto banalmente chiedevo: ma come mai le feste della mia scuola Reggio Emilia, del liceo che frequentavo, si svolgessero per tanti anni all'interno di questa discoteca? La risposta era: perché la discoteca più alla moda, perché è il locale più di tendenza. Ecco, questo credo che
ci faccia capire anche come le organizzazioni criminali siano riuscite ad arrivare anche in alcuni luoghi molto frequentati. Tra l'altro i gestori della discoteca sono stati arrestati all'interno dell'operazione Emilia, e quindi questo ci fa capire come erano anche luoghi anche in cui i giovani semmai si trovavano a loro agio, molto frequentati, appunto considerati da molti con questa espressione un po' così, che mi fa un po' schernire, è la discoteca appunto più alla moda. E così come abbiamo cercato di raccontare altre vicende di altri luoghi molto frequentati da tanti giovani, come un'altra discoteca che tra l'altro ha recentemente riaperto, l'Amnesia, che ha subito in passato due incendi, e secondo quanto scriveva alcuni anni fa un magistrato, ecco, sarebbe appunto questo locale stato bruciato come atto intimidatorio a scopo estorsivo da parte della 'Ndrangheta, queste le parole testuali. E quindi da tutto ciò c'era qualche cosa da capire, ma questi fatti purtroppo non sono recenti, come diceva in modo molto diretto il giornalista Luca Ponzi, perché ad esempio alcuni di questi casi siamo andati poi a cercarli, sempre partendo dai documenti e non dalle nostre opinioni, che francamente ci interessavano ben poco, e anche lì abbiamo scoperto che ad esempio una discoteca a Reggio Emilia era già stata incendiata nel 1979, il Pink Pussy Cat. Secondo i magistrati, anche in quel caso la parola 'Ndrangheta non è assolutamente estranea a quell'incendio. E però diciamo che le risposte spesso erano incredibili, dalle risposte citate di non è successo niente, anche con le case incendiate, quelle case che si ritrovano poi purtroppo anche all'interno, e quei cantieri, quelle imprese edili che si ritrovano purtroppo anche all'interno dell'operazione Emilia. Le risposte spesso erano stupefacenti. Ad esempio, avevamo cercato di documentare alcuni incontri che avvenivano all'interno di un ristorante di Reggio Emilia, ristorante Antichi Sapori, che secondo la procura sarebbe stato poi anche il luogo di un patto politico mafioso con anche commercialisti, una giornalista e vari personaggi di spicco. Ecco, l'elemento che ci incuriosiva tre anni fa è il fatto che fossero stati tolti diversi porti d'armi ai commensali di questa cena. Però l'avvocato di diverse delle persone che sedevano ai tavoli di questo ristorante, a queste cene, a questi summit, dice la prefettura, che noi semplicemente da studenti dicevamo queste cene, ecco, l'avvocato che difende diversi di quei commensali, tra l'altro molti arrestati, tre anni fa diceva che a quei commensali il prefetto non aveva tolto i porti d'arma perché erano mafiosi, ma perché erano cacciatori, testuale, quindi per la loro arte venatoria, ecco, detenevano armi, non certo perché erano mafiosi. Quindi risposte anche che ci ponevano qualche interrogativo che abbiamo iniziato, che ho iniziato a porne ad esempio quando casualmente ho conosciuto, perché ammetto prima non conoscevo questa parola, la parola 'Ndrangheta. La parola 'Ndrangheta che ho conosciuto casualmente a 11 anni perché un compagno di corso delle scuole medie era diventato improvvisamente piuttosto triste perché era diventato nipote di un condannato a più di 10 anni di carcere con un ruolo eminente all'interno della 'Ndrangheta, la mafia calabrese. Tra l'altro alcune settimane fa questo mio compagno di corso delle scuole medie è stato arrestato. Ecco, credo che episodi come questo, che diciamo che credo che non siano soltanto personali, ci fanno capire come anche nascendo in Emilia, crescendo in Emilia, purtroppo sia che lo vogliamo che non lo vogliamo, possiamo avere a che fare con le mafie, indipendentemente anche dal lavoro che semmai ognuno nella nostra vita svolge. E quindi da qui anche la necessità, ecco, di non voler insegnare qualche cosa con questi cortometraggi,
ma di cercare di capire quanto sta accadendo, di cercare di capire un passaggio da un'infiltrazione a un radicamento che presuppone purtroppo certe complicità che spesso si tramutano in certi silenzi. Ecco, faccio una confessione. Quando noi abbiamo realizzato, ad esempio, alcune delle prime interviste, dicevamo no, non è possibile, forse abbiamo intervistato le persone sbagliate, ecco, perché ovviamente non è che tutti cittadini di una determinata comunità la pensino in quel modo, ci mancherebbe, nessuno ovviamente lo ipotizza. Però purtroppo ciò che emerge è che semmai la parte anche che non la pensa così fa spesso fatica, capisco, anche ad esporsi, quindi anche molti silenzi che spesso sono poi l'anticamera di una complicità, spesso involontaria, spesso non voluta, però capisco assolutamente che non sia facile esporsi, però noi ingenuamente semmai pensavamo di aver intervistato semmai le persone sbagliate, di essere stati sfortunati. Poi purtroppo tanti altri hanno realizzato anche tante altre interviste che in alcuni casi documentano anche un passaggio da parte di certi soggetti di un negazionismo a un giustificazionismo. Quindi se alcuni anni fa ciò che vedevamo è un negare una situazione, addirittura invece a giustificarla, a dire no, ma certi personaggi in fondo portano da lavorare, sono bravi imprenditori, e quindi questo passaggio che sinceramente ci ha davvero colpito, che non ci aspettavamo, che dicevamo no, non è possibile, non è possibile nella nostra Reggio Emilia, non è possibile tutto ciò. E quindi poi il messaggio voleva essere quello di cercare di far comprendere, ecco, senza voler insegnare nulla a nessuno, far comprendere che attraverso anche un silenzio spesso si può dare un appoggio, perché comunque ogni cittadino fa delle scelte quotidiane. Ogni cittadino sceglie appunto quali locali frequentare la sera. Io ho fatto appunto alcuni esempi di alcune vicende che anche mi hanno riguardato da vicino, di alcune discoteche. Ogni cittadino non soltanto sceglie quali locali frequentare la sera, ogni cittadino sceglie quali prodotti acquistare, ogni cittadino sceglie a chi far ristrutturare casa propria, ogni cittadino sceglie, e non vuole essere moralista, ma però sceglie se accettare una raccomandazione, una scorciatoia, un lavoro in nero. Tutto ciò può sembrare molto astratto e molto appunto da insegnamento bacchettone, però davvero il primo significato è proprio questo, di voler trasmettere di come ognuno possa dare il proprio contributo, possa appunto fare la propria parte. E in questo senso, ecco, proprio concludendo, ecco, nel fare la propria parte ci ha ispirato molto l'articolo 4 della Costituzione, il suo secondo comma, che dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una funzione, un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ecco, concorra, ecco, quel concorra che appunto attraverso i vari incontri, attraverso i cortometraggi, è il primo messaggio da trasmettere, che ognuno nel suo piccolo, senza gesti eclatanti, ma attraverso le scelte quotidiane, possa fare la differenza. Grazie. A Bologna, sabato 21 marzo, ci sarà la 20ª giornata dedicata alla memoria dell'impegno e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 100 passi verso la giornata della memoria e dell'impegno. Quest'anno lo slogan è: la verità illumina la giustizia. Do la parola a Manuel Masini, coordinatore di... Grazie. Io volevo partire con delle parole che non sono mie. È un articolo di Giovanni Tizian, forse qualcuno lo conosce, un giornalista che vive sotto scorta per le sue inchieste, ha lavorato a Modena, di origine calabrese. Suo padre è stato ucciso dalla mafia perché faceva onestamente il suo lavoro in banca. È uscito con questo articolo il 25 febbraio.
Si intitola Il piano sovversivo della 'Ndrangheta padana, farci ragionare come loro. Vi leggo giusto il pezzettino finale, che unito a quello che ti sto detto probabilmente ci dà il senso del perché il 21 marzo dovremmo essere forse tutti a Bologna e il perché ogni giorno dovremmo impegnarci. Non è infiltrazione un fenomeno che ha corrotto le menti, la cultura e i diritti. Il progetto sovversivo della 'Ndrangheta è riuscito in pieno a portare il ragionamento al loro livello, condurre le relazioni sociali sul binario della sola utilità economica. La manifestazione di questa conquista sono il disprezzo delle regole e l'ammirazione per il più furbo e spregiudicato, sia esso politico, imprenditore o professionista. La cultura mafiosa, oltre che sul favore, si fonda su una larga base di ipocrisia. Salvaguardare le apparenze. L'onorata società non ammazza bambini e donne. Falso. Ma la leggenda narra questo. Il nord ha gli anticorpi. Falso. Ma questa è la vulgata sostenuta dal potere locale. È una frase un po', chiaramente, un po' provocatoria, però mi unisco al discorso che è stato già fatto. Il perché una persona si può impegnare in una situazione come possa essere libera, come possa essere il cortocircuito, come possa fare politica. E perché come si può non fare qualche cosa, come non si può prendere una posizione. Va bene, per tanto tempo magari appunto certe cose non si sapevano, si è fatti finta di sentire, però ora le cose si sanno. Se magari prima c'era la scusa di ma effettivamente è una cosa delle persone che vengono dal sud dei calabresi, in questi Emilia, fatti uscire dei cognomi reggiani, possiamo anche farli, Salsi, Ghibertini, veniva citata prima la Tartini, come a Bologna. Abbiamo tutta una serie anche di figure nella politica che in questo momento locale che non hanno una posizione chiara. Noi come Libera abbiamo preso posizione soprattutto su due casi che ricordiamo e vogliamo ricordare qua. Ci dispiace anche che questo teatro non sia pieno. Vi ringraziamo chiaramente chi è venuto, ma speravamo forse che in questa terra ci potesse essere più gente. Ci sono due casi che noi vogliamo ricordare, comunque Brescello, dove appunto è stata fatta anche l'inchiesta di cortocircuito, dove noi comunque le risposte del sindaco non ci hanno convinto e continuiamo ancora e aspettiamo, perché comunque noi facciamo delle domande, le sue dimissioni, perché comunque secondo noi un amministratore non può dire certe cose senza renderne conto. Oppure il caso anche di Reggio Emilia con il consigliere comunale Pagliani, che è vero che non è più in carcere, però quanto può essere credibile una persona che è ancora indagata per azione esterna e stampo mafioso? Noi ce lo domandiamo, secondo noi non è credibile, non può fare il suo lavoro in maniera serena ed è tempo di prendere una posizione. E noi fra l'altro quest'anno abbiamo un grosso riflettore che è il 21 marzo a Bologna, Libera, per chi non lo sapesse, è un'associazione formata da associazioni, persone e numeri, che è nata da persone della civile, associazioni, ma anche dei parenti delle vittime, persone che appunto hanno dato la loro vita per contrastare le mafie. E oltre appunto a questa manifestazione di Bologna, che comunque porta alla luce qua in Emilia, anche a Reggio cercheremo come Libera di fare delle iniziative, perché Libera si occupa sostanzialmente dei grossi filoni in questo momento, si occupa di formazione. Noi ringraziamo i giornali perché fanno informazione, noi cerchiamo di formare le persone, creare una coscienza civica. Noi non vogliamo pensare come loro, vogliamo avere un pensiero indipendente, un pensiero critico. Anche quando si diceva prima di saper scegliere, non è una cosa scontata, soprattutto adesso l'abbiamo visto, e soprattutto è una scelta di campo. L'altra questione è lo sportello della legalità, che ci piace ricordarlo, perché ci sono gli strumenti, sono poco conosciuti. In Camera di Commercio a Reggio c'è un punto dove una persona, un imprenditore, ma anche una persona singola che sia vittima di usura, di racket, può rivolgersi, può essere accompagnato. Perché in due anni da quando ha aperto questo sportello ho avuto soltanto 30 casi, 30 chiamate, soltanto due sono arrivati fino in fondo. Noi riteniamo che dopo tutto quello che è emerso soltanto 30 casi siano un numero bassissimo, vuol dire che c'è veramente questa bassa consapevolezza e noi cerchiamo appunto di diffondere comunque questa conoscenza e chiediamo a voi di fare i portatori. Ringraziamo Gisele che ha presentato questa serata, tra l'altro vi ricordo che nel 48 è stato il Placido Rizzotto, proprio il 10 marzo, quindi ci piace ricordarlo perché comunque è un sindacalista, quindi è bene che il sindacato continui a impegnarsi e a portare avanti il suo lavoro. Io direi che già tante cose sono state dette, quindi magari passo la parola se poi dopo vogliamo fare un altro giro di discussione. Grazie.
Ha fatto bene Manuel a ricordare l'uccisione di Placido Rizzotto, sindacalista. Massimo Mettetti è assessore regionale alla cultura, politica giovanile e legalità. Secondo me è un assessorato molto importante che tiene insieme i giovani, che sono la nostra speranza e dei quali noi confidiamo molto su di loro, perché appunto non sono ancora come noi, probabilmente sono più puliti, diciamo così, no? Hanno meno retaggio, ecco. La cultura, perché la mafia è anticultura, è tutt'altro che cultura, e la legalità. A te la parola. Buonasera a tutti intanto, grazie. Queste sono giornate e settimane piene di iniziative, di incontri, di appuntamenti, quei 100 passi che ci porteranno il 21 marzo, io spero anche che proseguiranno oltre il 21 di marzo. Il 21 di marzo deve essere solo una, come oggi ha detto Don Ciotti a Bologna, l'inizio di una nuova primavera, non solo come stagione ma anche come primavera per questa regione. E sicuramente le iniziative si sono moltiplicate, l'attenzione è cresciuta dopo la pubblicazione dell'inchiesta Emilia. L'inchiesta Emilia io lo vado dicendo da giorni, da un mese ormai, da quando è uscita, è uno spaccato, ci offre uno spaccato parziale dal punto di vista territoriale, perché si concentra e analizza il fenomeno nella sua inchiesta per un pezzo soltanto del nostro territorio regionale, parziale dal punto di vista degli attori coinvolti, non solo perché, come qualcuno ha evocato, probabilmente ci sarà anche un secondo tempo e poi un terzo tempo, ma anche perché proprio per gli elementi che sono a nostra conoscenza, diceva prima Ponzi, per chi come lui, come me, sono 20, 25 anni, ormai ci sono fatti anche un po' vecchi, seguono queste materie, sappiamo che il quadro è paradossalmente più drammatico, più profondo e più diffuso di quello che l'inchiesta Emilia ci propone. Però l'inchiesta Emilia ha avuto il merito di batterci sul volto la cruda e drammatica realtà nella sua efficacia mediatica, nel suo impatto mediatico, che ha fatto sì che anche chi non aveva ancora visto, non ancora riteneva fosse di queste dimensioni il problema, oggi non può più dire, dopo le pubblicazioni dell'inchiesta, io non sapevo, io non immaginavo. Mi verrebbe da dire che dopo la pubblicazione dell'inchiesta Emilia non è più ammesso per nessuno di essere ignorante, nel senso di ignorare. Questo vale in particolar modo per i pubblici amministratori, ma vale per tutti, vale per gli imprenditori, vale per tutti coloro che in qualche modo possono incrociare sulla loro strada, e oggi sono avvertiti che l'insidia si può mascherare sotto diverse forme. L'indranghetista, il mafioso, il casalese, non si presenta soltanto quello, come stasera qualcuno faceva sentire intercettazione telefonica tra Bisognetti e uno dei fratelli Schiavone, tutto il dialetto stretto, quello è la parte, diciamo, anche dove anche le intercettazioni delle inchieste Emilia ce ne sono, anche alcune volte alcune cose anche, diciamo, comiche, quello che dice all'altro che è un coglione, perché dice tu sei uno che fa i denti, mi vai a bruciare il tetto, si capisce subito che sei stato tu che hai bruciato il tetto, perché sei uno che rifà i denti. Quindi anche cose paradossali, ma questa è la parte, diciamo, folcloristica. C'è un capitolo delle 1377 pagine dell'inchiesta che si chiama Carosello Frode. Quel capitolo è illuminante perché lì ci dà una dimensione della penetrazione, dell'insidia, della penetrazione dell'organizzazione criminale, che è ad altissimi livelli finanziari, informatici. Parliamo di un caso, non a caso si chiama Carosello, perché leggere quel capitolo viene davvero mal di testa nel ricostruire
la circolarità di un giro di imprese di alta applicazione, ad alta applicazione tecnologica, che vede al suo centro inconsapevole la Telecom, ma che se è un lungo grande giro che serve per l'evasione dell'IVA, e ci fa capire come, diciamo, c'è un livello ormai di raffinatezza tale che appunto a chi pensa alla mafia, o all'andranghetista o al camorrista dell'iconografia tradizionale della coppola, la lupara in spalla, lo stivalone, ha sbagliato tutto. Siamo dentro un'altra dimensione e tutti, dall'imprenditore al politico, all'amministratore, all'uomo di Stato, delle forze dell'ordine, deve sapere che ha di fronte a sé appunto una dinamica che si presenta coinvolto subito, molto spesso, anche della, appunto, dell'insidia che si nasconde dietro un'immagine che noi non conosciamo. Però, detto questo, appunto, il tema non è che fosse nuovo, non è che ci si propone oggi, inizio 2015. Qui alcune cose venivano ricordate, vado ancora più indietro nel tempo. 1987, tentativo della scalata all'aeroporto di Bologna del fratello Costanzo, e che il sindaco Beni blocca con l'aiuto e il sostegno di tutti i sindaci dei comuni limitrofi. Francesco Schiavone, detto Sandokan, tra il 94 e il 95 in cella viene intercettato, e poi lo dirà il cugino del Bignonietti Francesco, che era in cella con Schiavone, pentito che messo a verbale, decideranno la spartizione lungo la via Emilia tra i clan della via Emilia, tra Parma, Modena, Reggio Emilia e fino ai confini di Bologna. 94-95, quando qualcuno di noi nel 96-97 mette in guardia sul fatto che c'era una penetrazione appunto dei clan camorristici dei calassadesi sul modenese, come diceva prima Ponzi, e delle 'ndrine sul terreno reggiano, all'allora prefetto di Modena, vi faccio nome e cognome, dottor Palmieri, con il presidente della commissione antimafia del Turco, chiamato dai parlamentari e gruppi parlamentari locali, a domanda precisa dei giornalisti: pensate se non vedo gli allarmi di chi denuncia la penetrazione e l'infiltrazione di questi clan? Io lo ricordo ancora visivamente, in camera di commercio a Modena, il sorrisino e la risposta: tutte cretinate. Scappis, lo ricordava l'ex prefetto di Parma, lo ricordava Ponzi, dice, attacca Saviano per il suo attacco, ma aggiungo io a quello che diceva Ponzi, 3 settimane dopo vengono arrestati 18 boss nel suo territorio. Allora delle due l'uno, appunto, o ignorava quello che erano le indagini sul suo territorio, allora per questa ragione doveva essere rimosso, o peggio, non ignorava e allora era omertoso. Oggi l'ex prefetto di Parma Scappis è uno dei direttori dell'AISE, Servizi Segreti Civili. Nel processo che vede testimone Giovanni Tiziano per le sue minacce ricevute da Femia, alto dranghetista nel giro del gioco d'azzardo e delle scommesse, che viene arrestato e poi è uno di coloro i quali, anzi in una telefonata viene intercettata, che appunto si minaccia Tiziano per aver denunciato sugli articoli della Gazzetta di Modena il suo giro, e viene minacciato di spareremo in bocca, dice il suo sodale. Femia si incontra più volte, dico cose in atti processuali, io ho partecipato all'udienza, mi sentite, quindi vuol dire che sono su carte ufficiali. Femia più volte si incontra, per 3 volte anzi per l'esattezza, con un colonnello della finanza, colonnello Busciolano, che anche egli risulta dell'AISE, dei servizi segreti, oggi non più colonnello della finanza, ma non lo sa nessuno perché è sparito dalla circolazione, ma ho scovato il punto, è oggi responsabile nazionale dei servizi dell'Enel. Quindi, esatto, si illumina e ci illumina questa vicenda. Nel 2008, gennaio 2008, il professor Enzo Ciconte, studioso del fenomeno delle mafie, in particolare delle 'ndrangheta, che dal 1998 svolge studi e ricerche per conto dell'ufficio prima della sicurezza urbana e poi della legalità della regione Emilia-Romagna,
con periodici ripetuti rapporti in cui ci delinea e ci descrive il quadro delle presenze delle mafie nel nostro territorio, mafie italiane ma anche mafie straniere, e stiamo apprestando con lui a fare il nuovo aggiornamento anche del quaderno, il quaderno numero 40 di questi studi. Nel 2008, chiamato a Reggio Emilia il Consiglio Comunale in sessione straordinaria sulla legalità, dice davanti ai consiglieri della Reggio Emilia, del Consiglio Comunale di Reggio Emilia, dice: attenzione, sappiate che nel vostro territorio è presente e opera da tempo un personaggio che si chiama Nicolino Grandaragli, gennaio 2008. Detto tutto questo, nel frattempo qualcuno lo sta con le mani in mano. Nel 2010 la Regione Emilia-Romagna adotta una legge sugli appalti, in particolare nel campo delle costruzioni e dell'edilizia, che ridefinisce la norma e non la rende esclusiva sul tema del massimo ripasso. Il 2011 istituisce la legge 3, la legalità, la diffusione della cultura della legalità, la prevenzione del crimine organizzato e della cittadinanza responsabile, e poi la legge 3 del 2014 su un settore specifico ad alta sensibilità, che è quello del settore dei farmaci e degli autotrasporti, gli autotrasporti in particolare per tutto quello che riguarda il movimento terra. E nel frattempo la Regione Emilia-Romagna vota una risoluzione all'unanimità nel 2011 che chiede, stiamo parlando del 2011, quindi stiamo ragionando sul fatto che già ormai erano più di 20 anni che denunciavamo in vari modi, chi dai giornali, chi dal mondo dell'informazione, chi faceva politico, qualcuno, almeno non tutti, perché appunto spesso c'era la diffidenza, la sottovalutazione, l'irrisione, ci guardavano un po' come matti. Però nel 2011 la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio regionale all'unanimità vota una risoluzione che chiede l'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, che viene istituita a Bologna soltanto all'inizio gennaio del 2012. Soltanto nel 2012, dopo tutto questo. E uno dei problemi che noi abbiamo avuto in tutti gli anni precedenti è che in assenza, perché poi anche la Didiano si è istituita presto a Bologna, si è istituita anche questo dopo gli anni 2000. La DDA è quella via nel 2000, e che molto spesso i reati che avvenivano nel nostro territorio non erano classificati dentro il 416 bis, cioè l'associazione a delinquere di carattere mafioso, e quindi non scattavano le indagini alla DDA, quindi non scattavano le indagini per appunto associazione mafiosa, ma venivano spesso derubricati dentro, e le cose che diceva prima Elia, gli incendi dolosi per anni erano derubricati come atti di criminalità comune, ma ve ne dico di più. All'inizio degli anni 2000, a Modena, 2004 se non vado errato, a Modena viene scominata una banda di usurai, 5 usurai, 4 manovali, uno a capo, che si chiamava e si chiama Dominic Scarfione. E, per dire alcune volte a leggerezza anche da parte degli organi di Stato, perché viene scominata questa banda e poi dai giornali si legge, leggo, giornali locali, che questa banda disponeva all'anno tra i 20 e i 40 milioni di euro per il giro di usurai. Mi insospettisce di dirci, un piccolo clan di usurai che ha 20-40 milioni di euro a disposizione, difficile, non è che mi sia voluto molto, è derubricato dentro un reato di cronaca nera. Ho un po' cercato su Google, come ho cercato per il colonnello Busciolano, e poi mi è saltato fuori un'unica notizia che appunto era relatore in un convegno come responsabile nazionale di sicurezza dell'Enel. Cerco su Google, perché già all'epoca mi dedicavo, e senza grande fatica scopro che era già stato indagato per 3 procedimenti penali in Calabria, dalla procura distrettuale antimafia della Calabria, e veniva citato come Dominic Scarfione, detto un mafioso. Ora, detto un mafioso, non è che ci voleva una grande fantasia per capire che forse non eravamo di fronte ad una banda, diciamo, comune di usurai. Non ho citato a caso gli usurai, perché la prima fase dell'ondata, che poi non so quanto abbia inciso, però io credo che in qualche modo ha inciso, è stata, credo, una sciagura comunque, anche se poi sono d'accordo con quello che diceva Ponzi, non è stata evidentemente l'unica cosa, perché comunque presto o tardi comunque sarebbe arrivati nel momento in cui il denaro raccolto con l'attività illecita presto o tardi deve essere reinvestito in attività illecita per ripulirlo e riciclarlo, però probabilmente i soggiorni obbligati hanno accelerato questo processo all'inizio anni 90, è stato il primo stadio. Il secondo stadio è stato dopo la Tangentopoli, all'inizio anni 90, quando si è pensato, anche lì sciaguratamente, di combattere la corruzione nella pubblica amministrazione
ricorrendo al criterio del massimo appalto nelle assegnazioni degli appalti pubblici. Altro grande errore, perché naturalmente c'è stata l'ondata di imprese che venivano anche da fuori i territori, non sempre imprese inquinate, ma molto spesso sì, che appunto adottavano ribassi del 30, 40, quando non anche il 45%, e in questi casi tre sono le questioni: o c'è un abbattimento del costo del lavoro all'interno dei cantieri delle imprese, e questo si è accompagnato alla dispersione, allo smarrimento della centralità del lavoro in quanto valore sociale, e il lavoro è diventato invece variabile dipendente e il lavoratore è diventato oggetto merce di scambio per l'abbattimento dei costi. Oppure la non applicazione del capitolato d'appalto con materiali scadenti, oppure, terza ipotesi, che uno ha talmente denaro di fonte illecita che si può consentire di perdere il 30-40% perché quello che rientra è denaro pulito. In genere sono anche tutte e tre le cose insieme. Molto più pericoloso è quando è solo l'ultima, e cioè uno si presenta con un'azienda tutta in regola dal punto di vista dei contratti di lavoro, dal punto di vista del materiale, ma fa un ribasso del 40-45%, vuol dire che quello è il mafioso al massimo grado, perché ha talmente tanto denaro da ripulire che davvero se ne sbatte di tenere tutto in regola, tutto a posto, per vincere l'appalto, e però quello che gli entra è comunque denaro pulito. Ma la terza fase la viviamo nella seconda metà degli anni 2000. E questa è la più insidiosa, perché fino ad allora si è utilizzata o l'impresa inquinata e già, diciamo così, compromessa, già l'impresa, diciamo, edilizia, delle costruzioni o del commercio, che era l'imprenditore del sud, cioè del sud, insomma, l'imprenditore veniva dal territorio di Cutro o di Crotone o di Casal di Principe, già impresa occupata dal mafioso di turno. Oppure l'impresa pulita che veniva dal sud, e che ce n'erano tante, che però erano vessate perché minacciate di ritorsioni verso familiari che erano rimasti nei loro territori di provenienza, ma comunque era ancora dentro l'ambito di impresa esterna a questi territori. Nella seconda metà degli anni 2000 subentra una dinamica nuova e inedita dell'usura, e cioè quella di fronte alla crisi economica che ha colpito e investito anche tanti piccoli imprenditori, artigiani o imprenditori, imprese sane del nostro territorio, che di fronte a una difficoltà di accedere al credito, ai fidi, ai mutui da parte di banche che hanno stretto i cordoni nella fase di crisi, perché poi anche questo andrebbe aperto un ragionamento del ruolo che le banche potrebbero e dovrebbero svolgere anche loro in funzione di combattere l'illegalità diffusa e venendo più in favore dell'imprenditoria sana del nostro territorio. Di fronte a questo hanno acceduto, perché magari attraversavano un momento di crisi congiunturale, hanno acceduto a chi poteva prestargli facilmente denaro cash. Ma in questo caso il denaro cash non era prestato perché fosse restituito ad altri interessi, se non me lo restituisci ti brucio casa, ti picchio tuo figlio, ti picchio tua madre, ti brucio la macchina. No, semplicemente non sei in grado, mi dai quote dell'impresa, fino a darmi tutta l'impresa, e magari ti lascio anche titolare dell'impresa, perché sei il volto pulito che può concorrere agli appalti mentre dietro ci sono io. E qui subentra la cosa fondamentale, come magari ci torniamo nel secondo giro, della capacità e dell'architettura che noi abbiamo messo in piedi di incrocio di banche dati, di sistema di banche dati, che ci consente di andare oltre, diciamo così, la coltre esterna dell'impresa fatta dal titolare o fatta della parte che appare davanti, ma la capacità di ricostruire tutti i passaggi che ci sono nel retroscena per poter ricostruire davvero la reale collocazione in quel momento dell'impresa, in chi è mano o di chi in qualche modo la controlla. Ma su questo poi ci torniamo. Quindi questa è la situazione che oggi ci troviamo di fronte. Di fronte a questo io credo, e concludo, che noi dobbiamo evitare due rischi fondamentali. Il primo, quello che abbiamo vissuto per anni, negare, perché per tante ragioni, non sempre per cattiveria o malafede, la paura. Io mi sono trovato di fronte, quando anche denunciavo, la paura di amministratori onesti, dice, ma insomma, ma perché rovinare la vetrina pulita dell'immagine che abbiamo costruito con tanta fatica? La rimozione, la voglia di non credere, come quello che ha le corna, ma si rifiuta di pensare che ha le corna, e in questo caso questo è un po' quello che è. Dall'altra, e quindi la rimozione, la negazione, ma dall'altra l'altro errore che possiamo compiere, che qualcuno sta compiendo, è la generalizzazione. Emilia Romagna, terra di mafie, tutte le mentalità degli Emiliano Romagnoli sono corrotte. Guardate, anche a me questo lascia molto perplesso. Io credo che
L'Emilia Romagna è una terra che vive come molte aree del nord, la Lombardia in particolare, ma anche il Veneto, la Liguria, Piemonte, come tutte le zone ricche, dove appunto si è ripulito e si ripulisce il denaro e c'è un volto diverso delle mafie, c'è una forte presenza di mafie. Ma se noi ci rassegnassimo all'idea che tutto è mafia, intanto quando tutto è mafia nulla è più mafia, prima cosa. Se ci rassegniamo a questa idea, abbandoniamo quella che Don Ciotti ci insegna a essere una delle parole chiave, soprattutto per le nuove generazioni, la speranza. Se ci rassegniamo che tutto è mafia, noi perdiamo già la speranza. La speranza deve rimanere, io sono convinto, nelle serate che stiamo tutte le sere fuori, tutti i giorni fuori, e stiamo incontrando soprattutto dove va Don Ciotti, centinaia e migliaia di giovani, di ragazzi di questa regione dimostrano che fortunatamente non tutte le mentalità sono corrotte. Elia, Manuel lo dimostrano. Lo dimostra il fatto che noi, prima citavo la legge 3 del 2011, quella della diffusione della cultura e della legalità, che ha permesso di dare vita a 200 progetti con i comuni, che a loro volta con l'associazione il cortocircuito, credo che sia uno di questi, che sono uno dei progetti sostenuti dentro la legge 3 del 2011, il video documentario così almeno risulta agli atti del Bonoso, comunque uno dei 200 comuni, guarda bene perché secondo me 200 comuni hanno avuto contributi per progetti per la legalità nel proprio territorio, tradotti insieme a Libera e a tante altre associazioni presenti nel territorio, 20.000 studenti coinvolti, 700 di questi hanno partecipato a campi o a imprese confiscate alla mafia in Italia e hanno conosciuto direttamente il lavoro, 4.000 fra amministratori e tecnici amministrativi hanno partecipato a corsi di riqualificazione. Insomma, vedete, c'è un'attività che fa sì che ancora c'è la possibilità di distinguere il grano dall'olio in questa regione, e io credo che ci sia ancora tanto grano in questa regione, e questo grano il 21 di marzo deve germogliare, perché appunto è primavera, deve crescere, deve robustirsi. Questa terra, io credo, è una terra appunto forte presenza di mafie, ma ancora questa terra, permettetemi di dirlo con orgoglio, io non sono emiliano magnolo, sono stato adottato ormai più di 25 anni fa da questa terra, però anch'io sento questa terra come la mia terra, come la nostra terra, e io credo che questa terra, noi dobbiamo dirlo con forza, appoggiata, questa terra è la nostra terra, e chi proverà a scipparcela, dovremmo reagire come si reagì 70 anni fa contro l'antifascismo, contro lo stragismo, contro il terrorismo. Noi abbiamo le forze, ancora le energie, dalle forze sindacali, le forze imprenditoriali sane, le istituzioni sane, i giovani, i ragazzi che anche questa sera ci hanno dimostrato che noi possiamo reagire e dobbiamo riconquistarci questa terra. L'Emilia può essere ancora da questo punto di vista un laboratorio, ancora una volta un laboratorio di civiltà e di democrazia. Dobbiamo dimostrarlo, ma stanno a dimostrarlo. Grazie. Allora, proprio perché abbiamo speranza e perché questa sera e le iniziative che abbiamo già detto e che hanno detto anche chi ha parlato, vi volevo dire che c'è un'altra iniziativa molto importante a Trevalcore, in provincia di Bologna, il 17 di marzo al pomeriggio all'auditorium 1 maggio via Carbutti di via Fanni. Ha un titolo importante, legalità e lavoro. Io credo che non ci può essere un buon lavoro se non c'è la legalità. La legalità è una parola che tiene dentro molte cose, ma l'accezione di stasera è quella del lavoro pulito, del lavoro sano. Do la parola a Guido Mora, segretario generale della CGIL di Reggio Emilia. Ma è inutile dire che siamo molto contenti di aver organizzato questa iniziativa. Direi che penso la prima nella zona della Bassa, ma forse non solo nella Bassa, che si organizza dopo, mi pare, il 28 gennaio, il giorno in cui è scattata l'iniziativa di Aimini. E siamo contenti perché, anche se la presenza questa sera non è fornitissima, credo che lo possiamo considerare una sorta di reinizio, ecco, vorrei usare questo termine, cioè una ripresa di impegno da parte nostra, che certo non è mancato in altre fasi
della storia di questa nostra organizzazione, ma che crediamo in un qualche modo vada ripresa, rafforzata e moltiplicata. Perché io credo che la fase che stiamo vivendo è una fase, come dire, complicata anche in questo territorio. Ed è una fase nella quale tutti quanti noi, organizzazioni, ma anche singoli, organizzazioni che come la nostra si sono impegnate, sono impegnate anche quotidianamente con le associazioni più esposte sui temi della mafia, della criminalità organizzata, come Libera, CGL fa parte da sempre di appunto chi sostiene e fa parte in sostanza di questa associazione. Ecco, al di là del fatto che appunto ci sia un impegno diretto che deve riguardare anche associazioni, anche di volontariato, io credo che in questa fase devono percepire come il tema della lotta alle mafie come un tema prioritario. Al di là di questo, io credo sia una fase complicata e difficile, proprio perché come dire, c'è una prova del 9 che in questa fase va superata, cioè la prova che, come dice Don Ciotti, non si può più accettare che ci siano troppi cittadini, e io dico associazioni anche, che a intermittenza si commuovono quando appunto la mafia lancia i propri stali, ma non si muovono. C'è un richiamo, quello che fa Don Ciotti, al fatto che la lotta contro la criminalità organizzata non può essere fatta ad ondate, non può essere fatta quando ci liberiamo del fare altre cose, non può essere fatta semplicemente quando ci svegliamo, no? Titolo di questa iniziativa emblematico. Ma va fatta tutti i giorni, va fatta con costanza, va fatta con determinazione e va fatta appunto con quella continuità e quotidianità che in un qualche modo può affrontare il vero problema che abbiamo davanti. Io ho ascoltato Luca Ponzi in un seminario che abbiamo fatto come CGL oggi pomeriggio, è stato molto interessante, e mi ha colpito molto una affermazione che lui ha fatto, non l'ha ripresa oggi, poi magari la riprenderà, non so. Lui ha detto oggi la 'Ndrangheta nel territorio reggiano, come d'altronde altre associazioni mafiose nel resto dell'Emilia, sono un virus che, se non sarà fermato, farà morire tutto il resto dell'economia debilitata. È chiaro che lui parteva dal concetto che ha detto anche oggi, stasera, e cioè che la 'Ndrangheta, la mafia, è impresa, quindi è economia. Questa affermazione mi ha colpito perché purtroppo anch'io troppe volte come dire, ho avuto la sensazione, ho percepito in sostanza che l'insinuazione o l'infiltrazione, chiamiamola come vogliamo, di questa attività in un qualche modo potesse essere individuata come delimitata, magari estesa, ma comunque delimitata. Ciò che ho sentito dire a Luca Ponzi mi ha in qualche modo svegliato, cioè la posta in gioco oggi non è la posta in gioco di convivere con a fianco un pezzo di economia che vive in un contesto di criminalità e quindi con delle regole e con degli strumenti che non sono quelli degli altri soggetti economici, ma rischiamo che tutta quanto questo contesto locale, il territorio, la comunità, l'economia, gli assetti produttivi siano profondamente corrosi. Io credo che o noi riusciamo in primo luogo
e credo che i ragazzi di cortocircuito abbiano svolto un ruolo eccezionale da questo punto di vista. Cioè, credo che questa comunità non li ringrazierà mai abbastanza, mai a sufficienza, per quello che hanno fatto, per quello che gli è riuscito in termini di sensibilizzazione, di apertura degli occhi appunto di una comunità. Ebbene, io credo che noi oggi abbiamo bisogno di affrontare questo nodo, cioè il rischio che il virus contagi tutta l'economia. Ma perché questo succeda, perché noi riusciamo a fare questo, occorre che tutti quanti in questo territorio cominciamo ad affrontare una fase di evoluzione nel nostro ruolo, nelle nostre funzioni, in quello che stiamo facendo, perché se la situazione è arrivata a questo punto, e non faccio altri numeri, ci sono già stati fatti quelli importanti, significa che c'è stato un passato, significa che c'è stato un processo che ci ha portato qui, significa che la data più lontana che ho sentito è il 79, no? Cioè, stiamo parlando di decine di anni fa. Se siamo arrivati qui è perché evidentemente questo territorio ha pensato di essere ciò che non era, cioè immune, ha pensato di avere gli anticorpi, l'ho sentito dire tante volte, e purtroppo magari ne aveva qualcuno, ma non ne aveva sufficienza. E quindi questo significa che anche dall'analisi del come i vari soggetti, a partire da quelli sociali, che mi interessa di più, ma per arrivare anche a quelli economici, e mi interessa altrettanto quelli politici, non hanno svolto la loro parte nel contrastare questo fenomeno. E allora ce n'è per tutti, ce n'è anche per noi, ce n'è anche per noi, perché io non posso non prendere atto che il rapporto quasi simbiotico fra irregolarità, illegalità nel lavoro è in un qualche modo, spesso e volentieri, con la criminalità organizzata, è evidente. Porto un esempio, ma ci ricordiamo 10 anni fa cos'era il settore delle costruzioni alle Reggio Emilia? Per non andare indietro, potremmo, forse sarebbe il caso, anche 20. Ci ricordiamo tutti quanti, insomma, noi che meno quelli che non giovani come me. Io mi ricordo di un dato: iscrizione alla Camera di Commercio 14.000 artigiani, di cui dichiarazione del Presidente della Camera di Commercio allora diceva che 6-7.000 erano da identificare come cottimisti, lo diceva lui, io non conoscevo se puoi dire, non ci bazzicavo, l'ho sentito dire da lui. Poi magari effettivi era meno, ma ci rendiamo conto? Beh, lì è chiaro, no? Cosa è successo? E a lavorare in quel contesto lì non è che le cooperative non ci fossero, no? È chiaro che c'è stato un pezzo di sistema economico che, parlando di cooperative, parliamo di soggetti che della mutualità, della solidarietà, ne avevano un principio, un valore di riferimento prioritario, parliamo di soggetti economici che in un qualche modo convivevano, hanno convissuto con forme di utilizzazione del lavoro molto ma molto discutibili, quando non spesso di natura illegale. Ma anche possiamo andare oltre, se ne parlava prima, il settore dei trasporti, il settore del facchinaggio, possiamo parlare di cooperative spurie, cioè riportavo oggi una situazione emblematica. Io ho verificato i dati delle ispezioni della Direzione Provinciale del Lavoro relativamente alle cooperative, in gran parte spurie, le chiamano spurie perché non sono associate alle centrali cooperative,
e quindi potenzialmente, diciamo, non controllate direttamente da queste centrali e quindi più facilmente catturate da atteggiamenti o comportamenti illeciti. Bene, normalmente erano 9, 10, 12 cooperative ispezionate all'anno. Negli ultimi due anni, su 18 cooperative, 18 sono state trovate con irregolarità pesantissime riguardo all'utilizzo del lavoro, della forza lavoro. Quindi persone in nero neanche denunciate, buste paga false, magari con la trasferta Italia, quindi per non pagare le tasse, e tutta un'altra serie di altre irregolarità. E va avanti così da anni, non succede niente di più. Non è che questo porta a dire, bene, c'è un problema drammatico in quell'area di attività economica, per quel tipo di occupazione, socio-lavoratore, bene, allora potenziamo gli interventi, le ispezioni. Andiamo a vedere chi sono questi soggetti che governano da caporali queste cooperative. E no, la situazione va avanti regolarmente così, non succede niente. Sono due esempi, ma ce ne sono tanti altri che possiamo fare. Per non dire che noi a volte lo percepiamo, certo, in modo molto fumoso, indefinito, ma certo, a volte non riusciamo bene a capire come mai certe imprese siano in grado di gestire certe attività, anche commerciali, con una certa disponibilità finanziaria. Come mai certe imprese da un momento all'altro fanno investimenti? Come mai certe imprese da un momento all'altro passano di proprietà in modo repentino? E qui il ruolo dei cosiddetti professionisti nel gestire certi avvicendamenti negli assetti proprietari sono determinanti. E purtroppo a volte i professionisti che noi ci troviamo di fronte non sono particolarmente radicati nella realtà reggiana, sono professionisti che, guarda caso, sono avvocati, commercialisti che vengono da altre province, ma non è per individuare chi viene da via, no, non è questo il punto, ma capisci che hanno modi di intervenire, di gestire, di relazionarsi, che sono, come dire, dei quali percepisci qualcosa che non funziona, qualcosa che non va, almeno nelle tradizioni locali. Allora, per dire, insomma, se siamo arrivati qui, non è che lo scopriamo oggi o ieri mattina, è perché c'è stato un processo che in un qualche modo, al quale in qualche modo abbiamo assistito. Ecco, è proprio a partire da questo che il ruolo del sindacato in un qualche modo deve nel prossimo futuro valorizzarsi, e deve soprattutto, è per questo che noi abbiamo chiesto, voglio dire, richiesto di nuovo, perché l'avevamo chiesto anche in passato, abbiamo di nuovo richiesto un tavolo con le istituzioni locali, con le forze produttive, con le rappresentanze sociali, perché noi crediamo che, arrivati a questo punto, chi in un qualche modo vuole far uscire questo territorio da questo grande rischio di contaminazione di quel virus che diceva, ripeto, Luca Ponzi, bisogna che si dia una mossa, bisogna che si ritrovino attorno a un tavolo, bisogna che, al di là delle fare delle chiacchiere, e ne abbiamo fatte troppe in questi ultimi anni, anche a sproposito, o per negare o per giustificare o per addirittura, no, enfatizzare, no, l'aver capito che eravamo rimasti troppo ciechi, no? Ma poi al di là delle chiacchiere non è successo praticamente nulla, se non alcune iniziative indubbiamente importanti, perché io valorizzo anche certe iniziative di sensibilizzazione nei confronti, per esempio, delle scuole, anche messe in campo negli anni scorsi dalla provincia, no? Con ovviamente la collaborazione di Libera e quant'altro, ma è chiaro che le istituzioni non si possono fermare lì, devono andare oltre, devono riuscire a coordinarsi, devono riuscire a socializzare le informazioni, a darsi delle metodologie
di sensibilizzazione verso tutti i soggetti nella comunità locale, e devono soprattutto riuscire a mettere a frutto l'informazione che raccolgono. Oltre a questo, ovviamente, ci vuole la presenza dello Stato. Citavo prima la direzione provinciale del lavoro, ma sappiamo bene anche che situazione è la magistratura. Io poi, tra l'altro, sono preoccupatissimo di quello che sta succedendo in Parlamento, di quello che vuol fare questo governo in carica oggi, relativamente alla responsabilità civile dei giudici, dei magistrati, e io credo che appunto ci sia un tema che riguarda il contrasto a quello che è successo in questi anni, cioè il ritiro dello Stato. Lo Stato si è ritirato in questi anni, lo Stato in un qualche modo ha lasciato spazio a queste forme di criminalità organizzata, lo Stato in un qualche modo da tanti punti di vista non ha avuto la forza o la determinazione e a volte la volontà, come abbiamo capito qui che certi prefetti in un qualche modo l'hanno dimostrato, la volontà di contrasto. Ecco, anche su questo occorre lavorare. Abbiamo chiesto un tavolo sul quale cominciare a lavorare, perché ognuno nel proprio ruolo, nella propria funzione, si provi a recuperare, ripeto, il tempo perso. È una sensibilità che io credo è stata riportata alla luce, in un qualche modo scossa anche da questa vicenda degli ultimi mesi, venuta alla luce, ma io credo che questa sensibilità, appunto, se i riflettori si appanneranno un po', non deve diminuire. Ecco perché siamo qui anche questa sera, ovviamente pensando che alla prossima ce ne sia il doppio di presenza, il triplo, e avanti di questo passo. Grazie. Passate le 10.30, 22.30, però c'è spazio per qualche domanda o per qualche riflessione. Allora, intanto una cosa la dico io, ha ragione l'assessore quando dice non siamo morti, l'Emilia Romagna è un'altra cosa. Ha ragione, ma non solo perché è ovviamente un auspicio che tutti condividiamo, ma perché nemmeno la Sicilia per fortuna è morta, anzi. Soltanto dobbiamo tener conto di alcune cose, una delle quali drammatica e sottaciuta fino ad oggi, di cui si è parlato pochissimo a margine dell'inchiesta Emilia, che alcuni rappresentanti della Cosca hanno ripulito 32 milioni di euro in un ufficio postale di Reggio Emilia, e questi soldi, che sono senza nessuna spesa ritornati ad essere legali, sono stati maneggiati da funzionari dipendenti reggiani, e il funzionario che ha ricevuto circa 197.000 allarmi che automaticamente il sistema dà, si accende una spia sul computer quando alcune caselle del modulo che viene compilato in qualche modo combaciano, no? Ad esempio, se la stessa persona porta troppo spesso assegni sotto una determinata soglia o troppo spesso, allora sono accesi qualcosa come 197.000 volte l'allarme e mai una segnalazione è arrivata alle autorità antiriciclaggio, e questo l'hanno fatto dei reggiani, non dei calabresi, questo l'hanno fatto dei reggiani. E quindi, se è chiaro che ci possiamo salvare, non ci salveremo se continuiamo così, non ci salveremo se continueremo ad accettare una corruzione, ad esempio utile ad allargare la finestra di casa mia. Allora vado al mio amico geometra Elia, che è il funzionario del comune, e gli dico: dai ragazzi, sono il giornalista più famoso della regione, fammi allargare la finestra anche se non si può. Benissimo, questo qui è il modo poi per convincere Elia che quando invece arriva lui l'imprenditore deve fare la stessa cosa, deve concedergli tutto, e si è dimostrato in quest'ultima inchiesta.
E chiudo il mio, in attesa sempre qualcuno faccia un intervento, e chiudo dicendo che dobbiamo anche renderci conto di una piccola cosa: quando ognuno di noi, ma questo lo dimostra la storia, le inchieste e la storia di intere parti del nostro paese, inteso come nazione, quando ognuno di noi salva la sua piccola azienda accettando soldi di illecita provenienza o di dubbia provenienza, lo stavano facendo anche al Parma Calcio, siamo andati in onda ieri o l'altro ieri con questo, con questa notizia, quindi stavano cercando l'appoggio di alcuni personaggi coinvolti nell'operazione Emilia, di alcuni commercialisti coinvolti nell'operazione Emilia, perché non sapevano se i famosi soldi del petroliere russo Tarsi arrivavano per coprirsi qualcuno. Aveva pensato bene andare a chiedere a gente vicina ad ambienti della 'Ndrangheta. Quindi pensiamo bene di cosa stiamo parlando, no? Di un calcio d'Italia, cosa più importante, sia quantomeno mediaticamente, no? Serie A muove business che nessuna cava di sabbia di Poveretto può immaginarsi muore. Quindi, allora, se noi però non ci rendiamo conto che nel momento in cui io, imprenditore Luca Ponzi, accetto un socio che mi paga il mio 50% della mia azienda fuori prezzo, magari in nero, io non solo farò fatica a pigliare quei soldi lì perché non so perché li danno, ma comunque l'azienda ce la rimetto tutta, prima o poi ce la rimetto tutta. Se non scatta questo meccanismo qua, allora diventeremo davvero terra di mafia. La parola a Manu. Il vuoto, tanto per le domande, ma infatti mi volevo un po' collegare al discorso di, anche quando si parla di cultura, parliamo spesso di cultura della legalità, però forse non è abbastanza, anche perché delle cose che a prima vista magari sono legali possono non essere giuste. Infatti citava prima la speranza, un'altra parola che va sicuramente legata al 21 marzo, ma a tutto il tema, è la responsabilità. Fino a quando non ci sarà un'accettazione della responsabilità anche personale, di cui si faranno delle scelte, difficilmente potremo venirne fuori. Comunque sia, è un pochino questo qui. Infatti anche nelle scuole noi spesso parliamo appunto della responsabilità. Basta. Siamo stanchi, siete stanchi. Io spero che questa, tutti noi speriamo che questa serata, tanto ringraziamo di averci ascoltato attentamente tutti, che questa serata trasmetta a voi, abbia trasmesso a voi e voi riusciate a trasmettere ad altri quello che comunque questa serata ha cercato di dire, che non deve essere una serata unica, ma che deve essere un percorso che come CGL noi ci dobbiamo dare. Siamo nelle Camere del Lavoro, siamo a disposizione per eventuali anche iniziative che venissero anche proposte da qualsiasi di voi per poter parlare di queste cose. Occorre parlarne, occorre agire, occorre non avere paura, occorre trovare un bel modo per poter comunque appunto dare a tutti, avere noi la speranza, quella che diceva Mettetti prima, perché anche io ci credo, perché non si può rassegnarci a evitare che ci sia appunto quel virus che ci può contagiare tutti, o alla rassegnazione che non ci fa muovere niente. Quindi noi siamo persone che possiamo dare molto, secondo me, e voi anche, e vi ringrazio ancora di essere stati qua questa sera. Certo, prego. Sì. Esatto, io conosco Elia, ho seguito tutti i suoi dibattiti da Reggio quant'altro. Voi avete parlato delle grandi città, Modena o comunque, ma non è facile in un piccolo paese di 5.000 anime denunciare, perché io ho denunciato, voi non sapete quello che ho subito.
cioè a me mi hanno minacciato i grandi arachi, dicendomi che mi tiravano una rivoltella in bocca, e mio figlio è carabiniere, mio figlio non mi avrebbe difeso. Sapete nel 2009 io quello che ho subito? La barra davanti a casa, proiettile nella posta, di tutto di più, macchina rotta, gomme bucate, ma io non ho avuto solidarietà, quella che voi state dando adesso, io ho avuto umiliazioni, io ho avuto un ex sindaco che ha fatto un'assemblea pubblica a dire che io danneggiavo il paese, io sono nato nel mio paese, a casa mia per diletto è venuto a dirmi di togliere quell'articolo del giornale che nel 2009 denunciai, sono venuti a casa mia a propormi una lista che io ho detto di no, perché c'erano quelle, ma io sono andata avanti, io non mi sono arresa. Ma voi pensate che la porta del 2015, io ho fatto udienza oggi, dove il pubblico ministero ha accusato tutti per mafia, ma non è una vittoria per me. Chi è che ha ridotto il mio paese così? Io sono nata qua, io mio figlio ho insegnato legalità. Io ho un'azienda che apre la mattina alle 7 e chiude la sera alle 8, io ho fatto una selezione a un centro edile, sapete i miliardi che avrei potuto avere in tasca? Io mi accontento, vivo benissimo, ma la sera vado a letto tranquilla. Un po' meno quando torno da casa, io ho macchine che ancora mi fiancheggiano, mi dico che mi taglio il collo, ma voi avete visto un'amministrazione a darti solidarietà, anche se qui presente? No, io sono additata tutti i giorni, io entro Prescelio, sembra che abbia praticamente ebola, ma vado avanti grazie al sostegno di Elia, vado avanti grazie al sostegno di chi mi sostiene. Io per fare quella denuncia di grande racco del figlio, ho fatto 6 caserne. Vi stupisce questo? Voi sapete che la mattina sento Prescelio in che modo sono guardata? Ma non mi interessa, io ho la coscienza a posto. Io vado avanti per la mia strada, però non è facile parlare con la gente. Perché io ero quella che danneggiavo il mio paese, danneggiavo il turismo. E poi hanno il coraggio di andare alle professioni. Io ho assistito, sono amica di Bini, ho visto per televisione l'altra sera a Masini, premettendo che posso essere anche politica, ma la legalità non ha colore per me, perché io sono amica di tutti. Però, diciamo la verità, qualcuno ha dato il permesso di infiltrarsi, vero? O no? Mio figlio sono 15 anni, non è che sia vecchio, perché l'ho avuto molto giovane, quindi è partito, è andato militare, ha fatto il carabiniere, ha lavorato 6 anni a Rissa Parma, quando ho nominato il Tommy il bambino ha seguito quel caso, e non si è mai venduto per niente, lui che mi sostiene mi dice vai avanti, nonostante ciò l'abbiano già, che forse se ritiravo qualche denuncia non l'avrebbero trasferito, gli ha detto che poteva andare anche in Congo, ma mi avrebbe sostenuto, sono orgoglioso di questo, però non sono orgoglioso di quelle persone che i loro figli voglio vedere cosa gli dicono domani, posso dirlo questo? Bene, io sono orgoglioso di quello che sto facendo e vado avanti. Se poi un giorno, e non è sempre vero che forse dicono, ma la macchina non ammazza, è vero, non si presenta più con la coppola e la mitraglia, però guardate sempre intorno, non è facile, è vero. Perché io mi fermo ai parcheggi ma c'è ancora gente. Io 2 mesi fa ho avuto uno che mi ha messo le mani al collo, per un pelo, per fortuna è arrivato il vigile, che non so quello che succedeva, dicendomi che dovevo assolutamente non rompere, scusate, posso dire la parola, le balle grandi rapide. Sono andata avanti, va bene così, continuo a fare delle denunce e basta, poi vedremo come andrà a finire. C'è... Dai, microfono. Sì. No, se si sente. No, no, no. Microfono a posto. Una cosa, diciamo, semplice. Io ascolto sempre una radio privata che viene dal Modenese e ogni tanto c'è sempre un'associazione, adesso non lo so, Modena Sud, Modena Nord, diciamo di meridionale, così che si dà un grande affare per migliorare, diciamo, l'amicizia tra questi che si sono integrati a Modena e la cittadinanza. Adesso non mi viene in mente, però
si dà molto da fare a fare anche delle feste, delle cose del genere. Ne sapete qualcosa? Secondo me dovreste saperlo. Ecco, grazie, qualche delucidazione. So che è promossa da un ex consigliere comunale, da sua figlia, lui lavorava in prefettura, non so se lavora ancora in prefettura, e non mi pare, almeno da quello che è mia conoscenza, diciamo, da ricondurre, riconducibile a qualcosa di sospetto, diciamo che fanno più un'attività, diciamo, ludico-ricreativa tra persone, di integrazione, infatti non a caso si chiama Nord-Sud, diciamo così, di incontro fra quelli che sono appunto arrivati nel Modena, modenese non solo, e appunto nasce un po' in questi ambienti tra imprenditoriali, ambienti dell'organo dello Stato presenti sul territorio, almeno quelli che ho visto io, conosciuto io, erano un po' questi. Poi francamente non frequento l'associazione, non frequentata, però spesso ho ricevuto inviti, mi hanno detto di questi incontri, ma non credo che abbiano altra finalità secondaria. Spero, anche perché lui era un funzionario della prefettura, quindi spero proprio di no, insomma. Mai dire mai. Che dite? Concludiamo così, c'è qualche ringrazio ancora tutti voi e alla prossima. Grazie, buona serata.